Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero: figliolo, tu sei speciale, sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio? No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo Rapture. Una città in cui un artista non debba temere la censura. Dove lo scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi. Dove il grande non venga confinato dal piccolo. E col sudore della vostra fronte, Rapture può diventare anche la vostra città.
Ok, ancora un minuto. La battisfera sta arrivando. Johnny, la sicurezza si sta attivando ovunque. Muoviti! La prego, signora. Non volevo entrare abusivamente. Non mi faccia male. Mi faccia andare. Può tenersi la mia pistola. Può... Qualcuno di nuovo. Questo piccolo pesciolino sembra letteralmente esploso. Chissà se c'è ancora dell'Adam nel suo corpo. Sentito? Filiamo. Fifone, sei un coniglio. Per questo pesciolino non vale la pena provocare un Big Daddy. Codardo, come sempre. Il tuo paparino metallico non ti salverà, pesciolino. Ti vedrò galleggiare nell'oceano. Sarà un angelo.
plasmide è sempre una bella botta, ma non c'è niente come un pugno di fulmini, dico io. O no? Charlie! Charlie! Dove sei andato?
carica. Cosa hai detto? Chiamare gli sbirri?
Allarme di sicurezza in corso. Con questo, addio, ho da sfidare.